intensità. Intanto Jordi Mendez, buona qui la respinta e c'è il gol del Trissino con Galbas, il vantaggio del Trissino. Qui al Paladante, intanto la gran giocata di Posito. Dall'altra parte Mendez, uno contro uno, Jordi Mendez, 2-0 Trissino. Posito sempre nel vivo delle azioni del Montecchio, un giocatore molto offensivo, ma la gol in ripartenza. Mendez, uno contro uno, Jordi gol, 3-0 Trissino. 12:33 all'intervallo, 3-0 il punteggio, doppietta di Mendez, rete di Galbas, sempre 2-0 a Follonica. Intanto dall'altra parte Malagoli lotta con Posito, c'è il fallo di Malagoli e viene fischiato un blu per Andrea Malagoli. Tutto pronto, si può andare. Posito va uno contro uno con Zampoli e sì, riesce a segnare la rete del 3-1. Buona la lettura difensiva da parte di Zanini, che va a intercettare lo scarico sul secondo palo, si butta dentro Galbas contro Campagnolo sul primo palo, la pallina rimane lì, anzi no, è entrata, e quindi c'è il gol di Galbas per il quarto gol del Trissino. Nella difesa, nella costruzione di gioco del Trissino, dicevamo, Cocco ci prova e trova l'angolino basso, il fuoriclasse numero 7 che la tiene sulla pressione di capitan Zanini. Gavioli si butta dentro per la rete del 71. Gol del Trissino. Attacca Malagoli, pallina dentro, la rete del capitano di João Pinto su assist di Malagoli. 2 minuti all'intervallo con il Trissino avanti, 7-1. Cocco, Pinto, Mendez per Malagoli che la trova finalmente. Con il Gesso che Trissino, campione d'Italia e d'Europa in carica, che va ad affrontare il Montecchio. C'è subito gol di Malagoli dopo 10 secondi. Malagoli, 2 per Mendez e poi 1 per Pinto ed 1 per Gavioli. Ecco, questo un po', ecco, e ci siamo persi anche questo, adesso vediamo un po' di, e quindi magari rallentare potrebbe essere una forma di mancanza di rispetto nei confronti dell'avversario. Ovviamente qui è giusto che ognuno la pensi come vuole. Nel frattempo però c'è il gol del Montecchio con Mir, e dunque seconda rete del Montecchio. Andare un po' a chiudere questa azione, Campagnolo spazza il pallone, la pallina più lontana possibile, Mendez uno contro uno, Pinto, la rete del Trissino con João Pinto. Cocco per Schiavo, va Gavioli, Galbas, Cocco, attacca Cocco adesso lo scarico per Schiavo e la trova Pippo Schiavo, eccolo qui, primo gol stagionale dell'11, tornato a casa. Ci arriva invece João Pinto, carica la conclusione Cocco, ancora Martinez e questa sì invece entra, è la rete di Jordi Mendez del 13-2 e quindi il gol di Mendez. Siamo 13-2 amici sportivi e stiamo entrando nell'ultimo minuto di gioco per quella che è stata la prima giornata di campionato e dunque i primi 3 punti sono vicini per i campioni d'Italia. Tanto è finita 4-2 e questo invece è il gol del 17, quindi è il gol di Campagnolo